Le previsioni del 2023 e quelle del 2024, a causa del ridimensionamento dei bonus edilizi e del potere d'acquisto così venuto un po' meno da parte delle persone, stanno riducendo il numero dei clienti che entrano nei punti vendita. Questo significa che non ci sono tante strade. O si cercano di fare delle promozioni a prezzo per attirare più clienti, ma questo fa sì che i margini ne possano soffrire, oppure si cerca di aumentare quante più volte possibile le occasioni di vendita che si presentano di fronte al cliente. Cosa significa? Significa che da oggi come Eclisse intendiamo rendere più consapevoli i nostri rivenditori che anche nel settore dei fuori porta esiste un potenziale nascosto che non è più tempo di tralasciare. Eclisse, da un po' di tempo a questa parte, da qualche anno, ha abbinato al suo core business, quello dei controtelai per porte scorrevoli e scomparsa, anche le soluzioni filo muro, un insieme correlato di prodotti, controtelaia scomparsa, controtelaia battente, relative porte, maniglie, vani tecnici, vani di arredamento, battiscopa, che se presentati in un unico progetto possono veramente decuplicare il fatturato di Eclisse all'interno della stessa casa. Pensate che se fino ad oggi mediamente entravano 400 euro di Eclisse in una casa, facendo un cross-selling professionale si potrà arrivare fino a 10.000 euro. Il venditore deve essere bravo a proporre quei prodotti che anche non gli sono chiesti. Il caso tipico è quello del controtelaio. Dietro un controtelaio esiste anche la porta e il privato per questa porta ha quel budget. Di conseguenza, proponendogli anche la porta, aumenta esponenzialmente il suo fatturato. Basta una domanda. Eclisse rende concreto questo progetto mettendo tutta la sua attenzione verso i venditori da showroom e i venditori del banco edile. Durante la nostra formazione insegniamo loro quando proporre Eclisse, come argomentare, come rispondere alle ovvie resistenze del cliente e soprattutto come chiudere efficacemente una trattativa, di modo che tutta la fatica che si fa per fare un preventivo, ecco, diventi quante più volte possibile fatturato.